idea, ho avuto, cioè voglio far venire i ragazzi. No, perché ecco, abbiamo avuto il piacere di rientrare di nuovo. Ancora non ufficialmente, stiamo preparando anche i ragazzi per l'inaugurazione, perché io spero che loro saranno le prime guide del museo. Del museo a lei. Vogliamo chiedere qualcosa a questi ragazzi? Sì, chiediamo se questa esperienza... Allora, vogliamo sapere se questa esperienza... Non scappate! Allora ragazzi, forza. Com'è questa esperienza? È stata bella, soprattutto abbiamo imparato un sacco di cose e poi, cioè che dire, come sono i maestri, come sono stati? Ah, bravissimi, nel senso, ci hanno procurato parecchio materiale, ci hanno aiutato, le spiegazioni, ci hanno trattato bene. Ma dopo questi due giorni, che cosa vi sentite di dire? La vostra esperienza, in che cosa è consistita? La cosa più importante e bella è che comunque sappiamo quello che si trova nel nostro territorio e ci piacerebbe che anche altri ragazzi sapessero, fossero consapevoli di quello. Quindi farete i portavoce in questo caso? Sì. Ma secondo voi questo museo come sarà? Bello? Sicuramente questi materiali sono importanti. Sì. C'è la nostra storia oltretutto, esatto. da dove veniamo, esatto, quindi credo che abbiate anche, diciamo, compreso il significato intrinseco di tutti i materiali, di tutti gli scavi, anche la professione degli archeologi, diciamo, sì, soprattutto può darsi degli archeologi che da qui venga fuori qualcosa. Esatto. Bellissimo. Queste sono le tombe della Trinità? No, queste sono le tombe di Sant'Agata, Sant'Agata di Massaro Firenze. Ancora gli scatoli in mezzo, perché questo è, tutto, diciamo, è la preparazione, siamo ancora in fase di preparazione. Esatto. E tra l'altro questo museo, oltre ad essere interessante per i materiali archeologici che ha anche questo affaccio sul Golfo di Napoli, spettacolare, che ci consente anche di contestualizzare i reperti all'interno, cioè dentro il territorio, perché tutto intorno a noi c'è, cioè tutto il Golfo di Napoli e tutta la storia della penisola sorrentina e la storia della Campania e del Golfo di Napoli. E così l'antico si coniuga al moderno. Esatto. Infatti giù stanno celebrando un matrimonio in pieno stile inglese. E comunque i ragazzi li vedo molto entusiasti. Molto, proprio... ma molto molto entusiasti e soprattutto sono diventati bravi. Io ho seguito le loro spiegazioni e hanno merito sicuramente anche dei loro insegnanti, si sono entusiasmati e vogliono essere presenti anche quando la scuola sarà chiusa, per quando ci sarà l'inaugurazione. Perfetto.